Siamo qui in piazza Municipio a Nocera Inferiore per la settimana europea della riduzione dei rifiuti. Una consorella, diciamo, di Rifiuti Zero. Di fianco a me Emidio Esposito di Nocera Protagonista, che ci elencherà un pochettino qual è il percorso di questa settimana e quali sono le tappe e poi anche le associazioni che parteciperanno a questa settimana. Sì, questa iniziativa diciamo nasce appunto a coronamento di una settimana che è andata dal 16 e va fino al 24 di novembre per la riduzione appunto dei rifiuti, che poi come noi sappiamo è un obiettivo che ci siamo dati con Rifiuti Zero. Quindi tante le associazioni che parteciperanno a questa manifestazione, a questo evento. A livello locale, qual è il nome che avete dato a questa manifestazione, a questo evento? Sì, domenica la giornata si chiamerà Rifiuti Informarte. Praticamente appunto sono tre parole: rifiuti, informa e arte. Diciamo rifiuti appunto perché è il caposaldo, insomma, dell'iniziativa. Con questo si intende comunicare tutte le attività svolte e le attività da svolgere. Quindi parliamo di Rifiuti Zero, le case dell'acqua, il porta a porta che si estende a tutta la città, altri percorsi che sono ancora in essere, gli ispettori ambientali, è una serie di iniziative che devono ancora essere messe in campo. Per quanto riguarda appunto Informa, e qui diciamo entriamo nel campo del supporto che ci darà l'Informa Giovani, ci sarà appunto tutta l'attività di informazione sulle cose da fare, su come i cittadini si potranno avvicinare alle iniziative e potranno addirittura essere partecipi, perché poi diciamo il minimo comune denominatore di tutto è la partecipazione. Poi c'è l'arte, ci sono gli amici di Cicalesi al quale va un grande ringraziamento, volevo dire, perché si sono molto adoperati per la raccolta dell'olio esausto, che è diciamo un altro punto cardine dell'iniziativa, e che faranno appunto con delle bottiglie, con i riciclo, insomma, delle opere d'arte, si adopereranno in questo. So che questa manifestazione, questo evento è stata legata alla lotteria. Sì, c'è una lotteria totalmente gratuita, organizzata da tutti noi. Ci saranno praticamente 8.100 biglietti di questa lotteria che saranno distribuiti in tutta Nocera. Ci sono degli sponsor che hanno messo a disposizione dei prodotti, uno dei premi che è una tessera per l'acqua, per la casa dell'acqua, per un anno, per una famiglia più o meno media di 4 persone, quindi si potrà vincere anche, insomma, acqua gratuita, pulita e pura per tutto l'anno, che ovviamente potrebbe essere un controsenso perché l'acqua è sempre gratuita, però diciamo la casa dell'acqua sappiamo che funziona con una lampada, con l'abbattimento della carica batterica, è filtrata, quindi voglio dire stiamo parlando di una cosa diversa. Quindi una famiglia potrà beneficiare di questo, come di tanti altri prodotti che sono messi a disposizione da negozianti di Nocera. Sulla raccolta dell'olio esausto, oltre alla prima domenica del mese, iniziativa già che dura da qualche anno più o meno, sappiamo che ci sono delle novità in corso. Sì, sono circa 15 mesi che abbiamo raccolto circa 3.000 litri di olio esausto la prima domenica di ogni mese, come dicevi. Oggi tentiamo di fare il salto di qualità. Innanzitutto i bidoni saranno posizionati all'interno dei parchi gioco, ma poi stiamo cercando di far adottare, tra virgolette, un bidone anche ai singoli condomini. Quindi stiamo cercando di dialogare sia con i condomini che con gli amministratori di condomini per poter dare un piccolo spazietto e mettere questo bidone di circa 100 litri all'interno di ogni condominio, in maniera che le persone possono più o meno quando vogliono, comunque concordando un periodo all'interno della settimana o del mese, andare lì e sversare l'olio senza aspettare, attendere quindi questa fatidica domenica. Questo è un ulteriore step che bisogna portare avanti, sempre nell'ottica della riduzione dei rifiuti, e quindi qui torniamo alla settimana della riduzione dei rifiuti. Tra l'altro, cosa importante, sulle case dell'acqua, noi abbiamo risparmiato più di 100.000 euro come comune di Nocera in pochi mesi da quando sono state installate le case dell'acqua
in conferimento di plastica. Quindi voglio dire, non si fa solamente comunicazione, ma stiamo portando anche risultati concreti.